Perché non siete qua a guardare gli asini che volano? Non lo so. E così 20 anni gli facciamo fare tutto a lui. Hai capito, no? Duro e sarete richiamati. Grazie. Ma ti pare che rispondiamo? Ma va un attimo, non venire qua che poi. Scritto sulla porta, c'è scritto ingresso vietato ai clienti non autorizzati. Rifiusi. ASMR. Sì, ho capito. Ciao, sì. Allora, ieri sera sei riuscita a fare qualcosa? Allora, qua vedo che c'è un problema. C'è un problema grosso qua. Non mi serve. Aspetta, perché non avevo collegato qua. Ah, sì. Com'è andata? Tutto bene? Lascia stare, no, io ieri sera no, non è andata bene, no, perché allora ti spiego, sono uscita con quel tipo, però non è andata bene perché e alla fine a me non è che piacesse così tanto e quindi ho lasciato perdere. E beh, dopo 1, 2, 3, 4 mesi che gli chiedi. E allora, vuoi una storia seria o no? Questo fammi, mamma. Sì? Sì, dammi pure. Tutto qua? Ah, dopo mi devi portare via. Aspetto anche l'altra roba. Stai tu? Ti vedo un po' serio oggi. È successo qualcosa? Vabbè, dai, dopo mi racconterai. Ma allora andiamo a fare questo qua. Aspetta che lo trascriviamo. Sì, adesso sì, sono quasi mezzogiorno. Sì, io tra un pochino io devo andare a mangiare, capito? Aspetta che guardo di qua. No, ok. Ah, sei ancora qua? Dammi pure. Poi? Resoconti. Ancora. Ancora roba. Cos'è sta roba qua? Lo smistamento di un mese fa, lo puoi anche tenere, sai? No, ma scusa, qua devo fare tutto io, non ho capito. Devo fare tutto io. Dai, vieni qua. Ancora qua. Ah, hai dell'altro. Allora, fammi vedere questo. Questo è quello di. Poi? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Allora, ascolta. Io devo fare tutto io qua, capito? Poi? Va bene, dai, vado io a portarli ancora roba c'hai. Ma cos'è tutta sta robaccia qua? Ah sì, quello dell'altro ieri che aveva. Il pacco dell'altra volta. Quello di quella signora là che era venuta. È riuscito a mandarlo a buon fine. Aspetta che guardo di qua.
se sia andato. Ma è sicuro che l'ha ricevuto il pacco? Ancora? Sa, mi hai riempito di roba? Va bene, dai. Sì, ho capito che sono io la responsabile, però anche voi siete qua a guardare gli asini che volano, non lo so. E se è possibile che devo fare tutto io qua? Non ho capito. Andiamo, su. Va bene, adesso ci vado, guarda, le metto qua in parte e vado a portare giù tutto, va bene? Dammi un attimo, no, dammi un attimo il tempo che vado a finire questa cosa, finisco questa cosa qua, la prima che mi hai dato, e poi vado a portare tutto il resto, ok? No, dammi il tempo, no, mi devi dare il tempo. Beh, ancora qua sei, dai, adesso arrivo, un attimo, adesso porto. Cioè, mi vuoi dare gli ordini a me che sono io la responsabile qua, non ho capito. Ok, andiamo, va. È possibile che devo fare tutto io qua. Allora, qual è lo scomparto? Quasi tutto qua. Questi qua. A posto. Andiamo. Ciao, capo, ciao. Ciao, tesoro. Come va? Bene. Devo portare giù qua le carte. Allora vediamo un po' di qua, di qua, questo qua, di qua, ok, e questa, so. Sono le 12:10 e devo andare a mangiare. Io ho una fame davanti. Poi, sai, se arrivano anche le chiamate, il coso, siamo proprio fregati oggi. Speriamo che non arrivino clienti. No, lo abbiamo messo fuori sulla porta che non si può entrare. Vieta, accesso vietato ai clienti non autorizzati. Ok, ecco, niente da fare. Ma io non ho parole, guarda. Io non ho parole, no. Non è possibile una cosa del genere. No, perché dai, no, non è possibile. Non si può lavorare in questo modo. Assolutamente non si può. Ma perché non si può? Ma va là. Ma dai, dobbiamo sempre lavorare in fretta e furia e fare tutto. Ma dobbiamo assumere gente. Preparati che dobbiamo fare le assunzioni. Sì, adesso vado al computer. Mi metto il computer e apro le postazioni, così mettiamo qualche
qualche ragazzino così che un po' no, sui 20 anni gli facciamo fare tutto a lui. Hai capito, no? Gli facciamo prendere i telefonati a lui. Beh, scusa, è noi che siamo vecchi qua. Dobbiamo fare tutto. Dai, dobbiamo fare le assunzioni, ci dobbiamo organizzare. Adesso vado a prendere i balli, l'albo, ok? Il bando, scusa, l'albo, il bando. Vado a prendere il bando, ok? Adi. Sì, dobbiamo fare delle assunzioni. Sì. Dobbiamo fare perché ormai facciamo tutto noi. Guarda che ore sono. Io tra un po' devo andare a mangiare. Ecco, e quindi. E allora come la mettiamo? Sì. Che sono arrivati oggi, ma non sono ancora arrivati i corrieri. Anna? Ah, sono arrivati. Sì, perché c'avevo un cliente che aspettava un pacco, ok? E hanno detto che non gliel'hanno portato. E quindi non è arrivato nessuno? Non è arrivato. Aspetta, ci guarda un po'. Allora apro l'albo, perché. Sì, dobbiamo fare delle assunzioni qua, almeno una o due persone che si diano una mano perché siamo troppi in pochi qua. I corrieri qua che arrivano sono tanti. Ah, ciao, sì. Ok, grazie. Sì, tutto bene. Grazie, a più tardi. Devo andare a vedere se c'è l'altro. Allora, l'altro l'ho aperto. Ok, l'ho aperto l'albo, sì. Adesso vado a vedere là comunque. Sì, vado a vedere adesso. Sì, sicuro. Sicuro che non è ancora arrivato. È quello qua. Non sa neanche mettere, impostare l'ambigatore, dimmi te. No, non lo sa impostare. Adesso ci metto il disco, non mi frega niente, cioè, non mi interessa, adesso metto il disco. Ah, no, là che continua a chiamare. E benvenuti nel centro di smistamento postale e rifiusi. Per info amministrative prema il tasto 1, per info legali prema il tasto 2, per info sulla consegna esatta della posta prema il tasto 3, per info sulla consegna o ritiro dei pacchi prema il tasto 4, per parlare con un operatore prema il tasto 5. Attendere, prego. Salve, benvenuto. Le linee sono momentaneamente occupate. Un operatore le risponderà appena possibile. Vi ricordo che se volete prenotare la chiamata, previa il tasto 1 e sarete richiamati. Grazie. Visto? Ma ti pare che rispondiamo? Ma va là, devono venire qua che poi anche
si può decidere i clienti. Aspettano quando arriva il postino. E se non costano a casa, cavoli suoi. Se non sono a casa, cavoli suoi. Cacchio. Sanno che devo arrivargli un pacco o qualcosa, allora chiamano qua perché non li hanno trovati a casa, ecco. Allora ci rompono le scatole qua a noi. Anche no, sai, no. No, 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 no. Vuoi un peperoncino, cara? Wow, sono buonissimi. Sono buonissimi, sì. I peperoncini li adoro. Sì, sì, sono farciti col tonno, sono fantastici. No, veramente, sono buonissimi. Adesso me ne mangio un altro. Sì, sì, me ne mangio un altro adesso. No, ancora, ragazze, ma... Guarda, è sempre quello. No, è sempre quello del numero. Ecco, gli snacco un'altra volta il coso adesso. Sulla consegna o ritiro dei pacchi, prendi il tasto 4. Per parlare con un operatore, prendi il tasto 5. Attendere, prego. Salve, benvenuto. Linee sono momentaneamente occupate. Un operatore le risponderà appena possibile. Vi ricordo che se volete prenotare la chiamata, prendi il tasto 1 e sarete richiamati. Grazie. Mamma che buoni, ci voleva proprio. Devo andare ancora a mangiare, c'è una fame, non muoro. Vado a vedere se è arrivato un coso, questo qua. Devo dargli la consegna per un nuovo consigliere. Aspetta che vado a vedere. Sì, sì. Vai, vado a vedere. Oh, ma quando ci voleva arrivare? Ma io non so. Ma ti sto aspettando, tutta sta roba da farsi per le consegne. Ma è possibile? Ma dove sei stato? Insomma, devi imparare ad usare il navigatore, ok? Consegnare, mi raccomando, non fare tardi, ok? Io adesso tra un po' vado via e due ore di tempo al massimo per consegnare tutta sta roba qua, ok? No, ascolta, il navigatore devi imparare ad usarlo, ok? Devi imparare ad usare il navigatore. No, no, non ci siamo, non ci siamo. Non è questo il modo. Ma scusa, io ti sto dicendo che sei troppo lento nelle consegne. E poi, l'altro giorno non hai consegnato il pacco a una signora che lo aspettava in viale Ceci, là, in viale Ceci. Quello là non lo hai consegnato. E dove l'hai messo? Dove l'hai messo il pacco? Come non lo so? Ma robe da matti. Ma come non lo so? Ma scusa. Andate al reparto a 5. Dopo vado a vedere io se c'è il reparto 5. Ah, ne sei sicuro sto giro? Va bene? Adesso vado a vederlo io allora se lo trovo il pacco nello A5. No, non si fa così. No. Non è corretto.
Non è corretto. Chiaro? No, non è corretto. A 3 o a 13? A 5, a 3. Ma C13, te lo dico io dov'è? Sul C13. Adesso li vado a controllare, perché mi sembrava di averlo visto. Però ci vuole un po' più di attenzione, perché qua non si scherza. Bisogna fare le cose fatte bene qua, ok? Le cose si fanno fatte bene. Vieni, vai, vai. Vai. Sì, ci vediamo dopo. Vado io a controllare adesso. Non ti preoccupare, vado io. Sì. Ma certo. Guarda che io tra un po' devo andare via, ok? Sono già stata qua anche troppo, ok? Quindi devo andare via. Devo andare a casa, devo andare a mangiare. Ho mangiato qualcosa, vuoi un peperoncino? Vieni, hai fame, lo vuoi? No, io ho fame. Ho mangiato due peperoncini, però ho una fame impressionante. L'etichetta. Possibile. Vi ricordo che se volete prenotare la chiamata, premete al tasto 1 e sarete richiamati. Grazie. Queste chiamate, ragazzi, cioè, io te lo dico, io stacco il telefono perché non ce la faccio più. È un'indecenza, è una cosa, guarda che... No, c'è un cliente. Salve. Mi dica. Ieri, però un attimo che guardo. Mi può gentilmente dare un documento? Grazie.
no, è per la sicurezza, sai, perché a volte capita che trovano foglietti in giro e si vengono a ritirare il pacco che non è suo. Sì, è capitato. Mi faccia controllare. Allora, doveva arrivarle ieri, giusto? Evidentemente la postina sta facendo un altro giro. Vabbè, che lei non potrebbe essere qua perché ha visto cosa c'è scritto sulla porta. C'è scritto ingresso vietato ai clienti non autorizzati. Ci vuole una... Allora, lei per venire qua, oltre a portare questo foglietto, deve andare alla posta sua più vicina, farsi fare un'autorizzazione per venire qua, perché non potremo accettare queste cose, capito? No, si vede sulla porta c'è scritto ingresso vietato ai clienti non autorizzati, quindi ha capito, giusto? Comunque, signora, se vuole io vado a vedere se magari... Però io non penso, sai, non penso. Se vuole io vado a vedere se c'è il magazzino che magari l'ha portato, però penso sia il secondo giorno, si in consegna. Guardi, se vuole attendere un attimo questo favore, lo posso anche fare. Mi attenda un secondo. Proprio qua, allora andò da consegnare di nuovo. Niente. Ma neanche di qua c'è. No. Allora, signora, il pacco in magazzino non c'è, quindi deve ripassare oppure deve aspettare che il postino arrivi. Ho capito che lavora tutto il giorno, signora. Magari può chiedere a un vicino se l'aiuta. Hai capito? Oppure d'altronde viene o oggi o domani. Ecco, se oggi è qua, metti che lei passa e gli lascia un altro biglietto. Se mai, se non lo trova per due volte consecutive, la postina gli lascerà un biglietto su cui ci sarà scritto sopra dove andarlo a ritirare, perché lo porteremo al punto postale più vicino a casa sua. Quindi non si preoccupi, ci può andare anche di sabato. Lo so che è una cosa che le serviva per Pasqua, ma signora, io non posso farle niente, hai capito? Ecco, mi perdoni. No, ma si figura. Tranquilla, signora. Allora io le do dietro la sua ricetta. Allora, se vuole aspettare un pochettino, può aspettare mezz'oretta a vedere se mi arriva la postina, magari con qualcosa indietro. Aspetta mezz'oretta e poi un po' di tempo e poi vedi se arriva. Va bene, ok. Arrivederci, arrivederci. Io non ne posso. Si piazzerà qua fuori, aspettare che arriva la postina. La roba da matti. Io non ci credo. Mi pare di sognare, io non so. Vabbè. Sì. Va bene. Sì. Con quel coso. Aspetta che apro l'albo. Ok. Apriamo l'albo. Mi vola tutto qua. Allora vado a stamparmi l'etichetta da attaccare sul pacco. Allora aspetta che la stampo. Allora eccomi qua. Perfetto. Ok. Pronto?
etichetta del rame. Sicuramente arriva adesso. Aspetta che chiamo. Che chiamo il coso, così se lo viene a prendere. Allora. Sì, sì. Vieni a prenderti il pacco perché ho stampato la ricevuta. Eh sì, ho stampato la pallina. Sì, ciao, ciao. Eccoti qua, eccolo qua. Ti ho messo il bigliettino, mi raccomando che non vada perso, eh. Salve, ai servizi, buongiorno. E allora, sento se la postina è arrivata, mi resti un attimo qua che sento. Sento subito, ok? Sì. Sì, sono ancora io, c'è la signora, c'è una signora qua che è arrivata. Annalisa è arrivata? No, non è ancora arrivata. Va bene, grazie, ciao, ciao. Sì, va bene, volentieri, andiamo a pranzo insieme dopo. Sì, stacco proprio tra 3 minuti. Sì, 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 ok. A dopo, ciao. Signora, allora le devo dire che la mia collega non è ancora arrivata, quindi le consiglio, siccome che adesso io vado via, le consiglio di aspettare che gli mandino la notifica su che il centro postale andare a ritirare il coso, capito? Va bene, grazie, arrivederci, arrivederci. Allora ascolta, guarda che io adesso vado via, ragazzi, arrangiatevi qua perché io ho fame. Anzi, vuoi venire a pranzo con me? Sì, vieni anche Lucia, vieni, sì, sì, vuoi venire? Dai, andiamo. Allora, dove andiamo oggi? Allora, andiamo, dai. Ma no, ma se fa scherzi, ma... Sì? No, no. No, 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 io non esisto, io sto andando via adesso, no, stiamo andando a pranzo noi, no, 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 guarda, ci vediamo domani, no, 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 guarda, ho già fatto abbastanza oggi, tra clienti, telefonate e balle varie, saluti, andiamo, va, ciao, sì, sì, ancora, no, ho detto che io devo andare a pranzo adesso, va bene, arrangiatevi, sì sì, tanto tra, dai, portate pazienza, tra un mesetto assumiamo due chicchettine e dopo sarete più adiposati, portate pazienza un altro mesetto, ok? Dai, ci vediamo domani, ciao.